In nome di Dio, clemente e misericordioso, da Mohammed, il messaggero di Dio, a Eraclito, imperatore di Bisanzio, la pace sia su colui che segue la retta via. Io ti invito ad accogliere la chiamata divina. Abbraccia l'Islam per la tua salvezza. Sta parlando di un nuovo profeta dell'Arabia. Fece così anche Giovanni Battista uscendo dal deserto, quando andò dal re Erode predicando la salvezza. Imperatore della Persia, Mohammed ti chiama a sé in nome di Dio. Abbraccia l'Islam per la tua salvezza. Abbraccia l'Islam. Tu vieni fin qui dal deserto, puzzolente di capre e di cammello, per dire a me chi devo adorare? Mohammed, messaggero di Dio. Chi l'autorizza a chiamarsi così? Dio che ha mandato Mohammed a salvare l'umanità. Seicento anni dopo la morte di Cristo, mentre l'Europa era immersa nel buio del Medioevo e ovunque le vecchie civiltà erano in decadenza, alla Mecca in Arabia nacque Mohammed, conosciuto in Occidente come Maometto. La Mecca era allora una ricca città, centro di commerci, governata da mercanti. La loro ricchezza si era moltiplicata grazie ad un unico privilegio. Essi ospitavano gli dei. Ogni anno, durante la grande fiera, i sacerdoti del deserto portavano i loro idoli e le immagini dei loro dei tra le mura della Kaaba. Il santo tempio di Abramo, la Kaaba era diventata ora il tempio dell'idolatria, vantando non meno di 360 differenti dei. Siamo alla Mecca, nel 610 d.C. Come on.
fatto i conteggi di oggi, Umay? Non ancora. Ma quest'anno gli dèi rendono oro. E mettendo religione e guadagno insieme, le cose vanno sempre bene. E c'è ancora posto per altri dèi alla cava. La carovana della Siria. Devono aver marciato senza sosta. Saranno assetati. Metti altri 5 uomini al pozzo nord. Quante pecore facciamo uccidere per loro? 70? Dagliene 100. La Mecca deve restare famosa per la sua ospitalità. E 10 agnelli per i capi. Con pane e acqua vengono i poeti da Hakim sfamati. In compenso i loro versi vengono in casa sua assassinati. È incredibile ma vero. Il pane è ancora dell'acqua più leggero. Oh, fate passare il vero amico della poesia, Bu Sofyan, il nobile e anche ricco, protettore dell'arte. Se Bu Sofyan al poeta apre la casa, da gioia e abbondanza essa è invasa. Il cibo è scelto, il vino è generoso. E la gioia del poeta è sempre immensa se Bu Sofyan lo invita alla sua mensa. Siete dai lontani lidi della Cina, mia signora. Una gioia da toccare. E come vedi, un incanto per gli occhi. Sì, 7 braccia. 20 dinari. Per la moglie di Bu Sofyan. 15. Anche gli dèi della Kaaba hanno i loro bisogni e le loro necessità. Chi è quell'uomo là? Sta guardando dentro la mia anima. Portatemi via di qui, presto. Perché Maometto è tornato qui? Perché non l'hai fermato? È tuo nipote. Maybe he'll change. Change? He's 40 years old. It's unnatural. With a rich wife, he could afford the best of Mecca. Yet he chooses to sit shivering in a cave. It is unnatural. For a man who dares to risk the anger of Al-Uzzah, who keeps our health. E Manat, il dio della prosperità, e Al-Bat, il dio della nostra tribù, e Ubal. Ubal, che protegge le nostre carovane e ci rivela il destino. Portare la sfida nella casa degli dèi è troppo pericoloso. Irragionevole. Ribelle. Peggio, blasfemo. Vero. Ho paura che Maometto finirà per rovinarsi. Sempre triste quando la era finisce. Potrei non vedere la prossima. Abu Talib! Abu Talib! Riprendi fiato, Zayd. È sceso Maometto dalla montagna Hira. È lassù da 3 giorni. No. Noi non l'abbiamo visto. Khadija sperava di incontrarlo sulla strada del ritorno. Allora è ancora lassù. 3 giorni. Ho paura che gli sia successo qualcosa, perché non capisco le sue intenzioni. Però so che gli uomini vedono il mondo troppo bene da una montagna.
Leggi. In nome del tuo Signore che ha creato l'uomo da un grumo di sangue, che ha insegnato all'uomo ciò che non sapeva, leggi. Ancora in preda ai brividi della febbre. Ma ha parlato. Said, cosa è successo a mio nipote? Era solo, nella grotta. All'improvviso, l'angelo è comparso davanti a lui. L'angelo ha detto, leggi. Mohammed ha risposto, io non so leggere. L'angelo gli ha comandato di nuovo. Leggi. Nel nome del tuo Signore, che ha creato l'uomo da un grumo di sangue, che ha insegnato all'uomo ciò che non sapeva. Leggi. Forse era l'arcangelo Gabriele. O forse è stato un sogno. Mentre Maometto scendeva dalla montagna, visto Gabriele, in aspetto di uomo, che si stagliava chiaramente all'orizzonte. Ovunque egli guardasse, ovunque volgesse gli occhi, lo vedeva. E Gabriele gli ha detto di nuovo, io sono Gabriele. E tu, Maometto, sei il messaggero di Dio. Con chi ne ha... Con sua moglie, con Ali e con il suo amico Abu Bakr. E con te? Io sono suo figlio adottivo. Sta attento con chi ne parli. E digli che suo zio, che l'ha protetto quando era un bambino, lo continuerà a proteggere. Dopotutto... Dicono che il Dio di Mosè gli parlò da un cespuglio in fuoco. Se non fermerai tuo nipote, ci penseremo noi a farlo. Sta dividendo la città, i poveri contro i ricchi. Divide le generazioni, i giovani contro gli anziani. I giovani gli danno ascolto. Lui attira i giovani. Noi siamo arabi. Rispettiamo i nostri padri. I figli non possono insegnare ai padri. Come possiamo credere che l'uomo che faceva il pastore fino a poco tempo fa sia diventato oggi il profeta di Dio? I morti potranno tornare a vivere, ha detto, perché colui che ha creato la vita potrà anche resuscitare la vita dalla morte, ha detto. Gli dei potrebbero abbandonarci e offrire i loro favori ad un'altra città. Digli che noi gli daremo potere, rango sociale, le chiavi della cava e denaro. Tutto il denaro che vorrà. Diglielo, gli daremo tutto quello che vorrà. Te stesso e anche a me. Non caricare un vecchio di un fardello che non può portare. Quando eri bambino ti ho tenuto fra le braccia. Non posso vederti soffrire. Se li contrasterai ancora, ti faranno del male.
Ecco cosa mi ha detto. Neanche se mi mettessero il sole sulla mano destra e la luna sulla sinistra, potrei rinunziare alla missione affidatami da Dio. Quando sarò morto potrai agire a tuo piacere, ma finché sarò vivo rispetterai tuo padre. Perché fai arrabbiare nostro padre? Se mi ubriacassi tutti i giorni e giocassi a dadi tutte le notti, non avreste niente da obiettare. Ti comporteresti da uomo, non da pazzo. Basta. Non litigate! Voi siete tutta la mia famiglia. Ti ho dato tutto ciò che ho potuto. Ma a quanto sembra questo non ti è bastato. Maometto mi dà di più. Darà a tutto il mondo di più. Mandalo via di qui, padre. Non tener conto di Walid. Pensa a nostro padre. Così lo tormenti. Come possono dire che è una sua invenzione, Mosab? È una cosa che si sapeva. Alla Mecca non lo si sapeva. Dio lo aveva già detto prima a Noè, a Mosè, a Gesù, a tutti i profeti. Ma i popoli non hanno voluto ascoltare le sue parole, le hanno alterate, dimenticate. Adesso Dio parla di nuovo per bocca di Maometto. Chi è? È Jafar. Cosa hai portato? La parola di Dio. Quando il sole si oscurerà e le stelle precipiteranno, quando le montagne saranno messe in moto e le cammelle pregne saranno abbandonate, quando le belve s'aduneranno a branchi e i mari ribolliranno, quando le anime si ricongiungeranno ai corpi e quando la neonata sepolta viva sarà interrogata per quale colpa fu uccisa, quando le pagine saranno dispiegate e quando il cielo sarà scoperchiato, allora ogni anima saprà quel che avrà prodotto. E tu eri con lui, Jafar, quando Dio gli ha rivelato il messaggio? Sta sorgendo l'alba. Ammar, vai per primo. Poi tu, Jafar. Ammar, tua madre è stata sveglia per l'ansia tutta la notte. Mi dispiace, padre. Dove sei stato? Sei stato di nuovo con Maometto? Cosa succederà ora? Perdonami, sono stato io, la colpa è mia. Quel Dio ci ha protetti per tutta la vita. Ma è caduto.
Non sa proteggere neanche se stesso. Sono bestemmie quelle che dici. Non si può vedere il vero Dio. Lui non è fatto di creta. Amar, noi vediamo gli dèi tutti i giorni nella Kaaba. Ho paura per te. Tu stai dando ascolto a gente che ti farà del male. Io ascolto Maometto, madre. Maometto è magnanimo, lo so. Egli dà, egli divide. Non fa passare nessuno senza sorridergli. Ma propaga idee pericolose. Idee pericolose, dici? Che nessuno deve morire di fame. Che i ricchi non devono defraudare i poveri. Che i forti non devono opprimere i deboli. Sono queste le idee pericolose? Che le donne non devono essere costrette al matrimonio e devono poter decidere di loro volontà. Sai cosa ha detto stanotte? Impedite le uccisioni delle neonate. Io sono stato felice, sempre felice con tua madre. Sì. Ma sai che avremmo potuto non incontrarci mai a Ser? E tu avresti potuto non essere mai nato. Io stavo per essere uccisa, come le mie due sorelle. Ma mio padre non ci riuscì. Non si sentì di farlo la terza volta. Mentre la sua seconda figlia veniva seppellita viva e mio padre stava gettando sabbia su di lei, gli afferrò un dito, come fanno i bambini. Dopo disse a mia madre che c'era voluto molto prima che la bambina allentasse la stretta e che egli osasse ritirare la mano. Quando nacqui io, mio padre corse fuori di casa urlando che non si sentiva più di farlo, che non aveva il coraggio di rifarlo. Somaya, è la nostra usanza. È crudele. Se gli dèi permettono che queste cose accadano, non sono buoni. Ho promesso di andare a casa di Maometto, madre. Pregheremo là. Sì, lui è un uomo giusto. Sì. Sì, vai. Seguono. Leggere. Maometto non sa né leggere né scrivere. No, ma sa parlare. Che cosa hai detto? Lui sa parlare? Bene, allora puoi farlo anche tu. Avanti, parla, ragazzo. Coraggio. Cosa dice Maometto? Sono le parole di Dio, non le sue. Quale Dio? Quali parole? Un Dio parlante. No. Il vostro Maometto parla da solo come un pazzo. Quando Dio rivela il suo messaggio a Maometto, egli ricorda ogni parola. Poi le dice a chi sa scrivere. Questo è il Corano. Maometto si va perdendo dietro a sogni di gloria che fa da solo sotto le coperte a occhi chiusi. Gli occhi sono chiusi, ma il cuore è aperto. Tu, prendi a calci quest'insolente. Non ne vale la pena. Ma si rende conto, Maometto, che la nostra città prospera perché accogliamo gli dèi? Abbiamo la capa. Ogni anno le tribù dell'Arabia vengono qui alla Mecca per pregare e comprano da noi. Ora vorreste che sostituissimo 300 dèi con uno solo, che non può essere visto, ma che potrebbe essere a Taif, a Medina, qui in casa mia, a Gerusalemme o sulla Luna? Che ne sarebbe allora della Mecca? Gli dèi rappresentano la nostra fede. È il nostro reddito. Non si può comprare e vendere Dio. Ragazzo, tu stai rischiando la frusta. Ammar, comportati da saggio, figliolo. Devo farti una domanda. Maometto vi insegna che uno schiavo è uguale al suo padrone. E secondo te, quello schiavo che ho comprato è uguale a me? Sì. Maometto dice,
Tutti gli uomini sono uguali, come i denti di un pettine. Questa è una bella novità per gli schiavi e i mendicanti. Vi darà delle pretese. Bilal! Fagli capire la differenza tra un signore della Mecca e uno schiavo. E la frusta? Frustalo in faccia. Dagli una lezione. Frustalo! Frustalo! Con forza. Qui ci portano è l'anarchia. Hanno persino corrotto i nostri schiavi. Se tu sei abbastanza umano da temere gli dèi, ricorda, sono gli stessi del tuo padrone. Ho comprato la tua anima, Bilal, quando ti ho comprato. Sarai duramente punito. Più forte ora, il tuo padrone o questo tuo Dio? C'è solo Dio, c'è un solo Dio. Portatemi delle pietre. Non so. Dio. Schiacciatelo. Ritolalo. Hai finito con lui? C'è un solo Dio. Guarda, uno schiavo che prega. Umayya! Abu Bakr pagherà 100 dinari per questo schiavo. Aspetta ora. È contro le nostre leggi vendere uno schiavo durante la sua punizione. La cosa riguarda Umayya. 200. Se gli schiavi sono così cari, finiremo col doverci servire da soli. Io. Prenditelo. A me non serve più. Uccidilo o fanne quel che vuoi. Non dobbiamo più nasconderci. Dio ha ordinato al suo messaggero di portare l'Islam a tutti gli uomini. Aprite le finestre! Fate sentire al mondo! Stiamo uscendo dal buio! Prendete coscienza della parola di Dio! Riconoscete il messaggero di Dio! Non c'è altro Dio all'infuori di Dio! E Muhammad è il suo messaggero! La sua setta chiamata Islam escono allo scoperto per abbattere i nostri dei e distruggere la nostra religione. Non permettete che raggiungano la Kaaba. Ricacciateli indietro. Difendete i nostri dei. Islam!
altro Dio al di fuori di Dio e Muhammad è il suo messaggero. Non c'è altro Dio al di fuori di Dio e Muhammad è il suo messaggero. Non c'è altro Dio al di fuori di Dio e Muhammad è il suo messaggero. Momento di stroncarli, sono rimasti solo in 30. No, lasciamoli fare. Potremmo suscitare della simpatia per loro. Lasciateli passare. Dio e Muhammad è il suo messaggero. Non c'è altro Dio al di fuori di Dio. E Muhammad è il suo messaggero. Non c'è altro Dio al di fuori di Dio. E Muhammad è il suo messaggero. Nel nome di Dio. Clemente e misericordioso, io vi dico, o miscredenti, io non adoro ciò che voi adorate, e voi non adorate... Cacciatevi dalla cova! Uccidetelo! Proteggete il profeta! Proteggete il profeta! Tenetevi lontano le guardie! L'uomo più coraggioso del deserto, quando si tratta di avversari indifesi. Ma Maometto è un mentitore. Davvero? Se non l'hai lasciato parlare, chi può dire che egli mente, se non ha ancora parlato? Maometto è un impostore. Alzati, colpiscimi se ne hai il coraggio. Io abbraccio la religione di mio nipote e dico quello che lui dice. E chiunque abbia voglia ancora di battersi, lo faccia con me. Cavalcavo nel deserto. Ho capito che Dio è ovunque. Chi avrebbe mai pensato che Hamza, proprio lui, Hamza, che vive ubriacandosi di notte e cacciando di giorno, si sarebbe unito a Maometto? Più li contrastiamo, più gente si unisce a loro.
Chi gli ha dato tanto potere? Non lo so. Come può un uomo analfabeta isolarsi su una montagna e scendere dopo 3 giorni blaterando come un poeta? Fosse solo poesia. Lui dice che è Dio. Come possiamo combattere un uomo di cui non conosciamo la forza e la potenza? Maometto promette il paradiso, giardini di delizie. È naturale che trovi seguito. E noi dobbiamo impedire che questo seguito diventi sempre più vasto. Inizieremo a colpire i più deboli. Aiuta questa donna che ti è fedele. Chi è il tuo Dio? Avanti, dillo! Chi è il tuo Dio? Rispondi, avanti! Dil che Ubale è il tuo Dio, dillo! C'è un solo Dio e... Mohammed è il suo messaggero. I primi martiri dell'Islam hanno guadagnato il paradiso. Per quanto riuscirete a resistere? Il profeta ha detto di lasciare la Mecca. Se resterete, vi uccideranno, uno per uno,
Maometto dice che in Abissinia regna un re cristiano. Non c'è alcuna oppressione in quel paese. Partite subito. Oggi stesso. Andiamo pure. Abbiamo trovato le loro tracce e le abbiamo seguite, ma sono scomparsi improvvisamente. Erano nel deserto, senza difesa. E tu te li sei fatti scappare. Scappare? Ti dico che sono svaniti. Maometto è rimasto. Solo i più deboli sono scappati. Forti o deboli sono una vergogna per noi. Noi siamo onesti mercanti, compriamo e vendiamo in buona fede. Non possiamo tollerare questo scandalo. Abissinia. Amr, tu sei amico del re Anajashi? Sì. Potresti ottenere qualcosa da lui? Riuscirò a farmeli consegnare. Abissinia. Alzati, Amr. Sta tranquillo. Non ti rifiuterò nulla di quello che mi chiederai. Leone di Giuda, io non so da dove cominciare. Siamo vecchi amici. Comincia da qui. Alcuni nostri schiavi sono fuggiti e si sono rifugiati nel tuo regno. Te li rimanderò, come tu rimanderesti i nostri schiavi fuggiti via noi. Ci sono anche alcuni uomini liberi fra loro, ribelli. Ribelli? Se sono accaduti disordini, perché non sono stato informato? Più che ribelli sono degli eretici. Tutte le religioni
Sono cominciate da una ribellione. Il corpo degli schiavi appartiene ai loro padroni e possiamo disporne. Ma se Gesù Cristo è il nostro pastore, le anime degli uomini sono il suo gregge. Ma questi sono arabi che hanno tradito la religione dei loro padri. Sono seguaci di un demente che chiamano il profeta. Non posso rimandarli alle loro catene senza averli ascoltati. Siete solo davanti al vostro profeta? Maometto è un uomo. Noi ci inginocchiamo solo davanti a Dio. Quali sono i miracoli di Maometto, Giafar? Se egli fosse un profeta, ci avrebbe illuminato con i suoi miracoli. Questo è vero. Dio ha dato ai profeti il potere di fare miracoli per farceli riconoscere. Il miracolo di Maometto è il Santo Corano. Un libro. Un libro scritto da un analfabeta e attribuito a Dio. L'imperatore ha sentito abbastanza. Pensate alla Pentecoste. Quando Dio impose le fiammelle dello Spirito Santo sulla testa degli apostoli, ed essi parlarono tutte le lingue del mondo che non avevano mai parlato. Potrebbe ripetere questi miracoli il vostro profeta? Ho sentito abbastanza. Siete degli impostori. Quando fummo perseguitati alla Mecca, Maometto ci disse: andate in Abissinia, la terra d'un re giusto, dove nessuno è perseguitato. Ciò che si chiamano persecuzione erano delle giuste punizioni, stavano provocando risorse. Perché il vostro profeta vi ha mandati da me? Perché tu credi all'esistenza di un solo Dio, come noi. Ci ha mandati da te perché il tuo Dio ci proteggesse. Parlare con loro è come attingere l'acqua da un miraggio. Ma si sono conquistati il diritto di essere ascoltati, amico mio. Continua. Per anni abbiamo adorato pezzi di legno e pietre, intagliate con le nostre stesse mani. Abbiamo vissuto nell'ignoranza di Dio. Vivevamo secondo leggi terrene, nell'ignoranza della legge divina. Il ricco disprezzava il povero, e la naturale pietà umana, per cui si porge aiuto al fratello caduto, veniva considerata da loro come contraria all'ordine sociale. Contro questa inumanità è venuto un uomo, scelto da Dio. È in questo che noi crediamo. Sei sconvolto. Cerca di moderarti. Io parlo del messaggero di Dio. Maometto ci ha insegnato ad adorare un solo Dio. A dire il vero, ad amare il prossimo come noi stessi, a praticare la carità e l'amore per i fratelli, a proteggere le donne dagli abusi, a dare asilo agli orfani, a rinnegare gli dèi di legno e di pietra. Non posso ascoltare in silenzio queste bestemmie. Noi siamo una civiltà molto antica. Chiamare le nostre divinità pezzi di legno e pietre è segno di ignoranza. L'idolo, la forma, non è quello che adoriamo, ma lo spirito che ha preso dimora nella forma. Lo so, ma l'idolatria non è stata sempre facile da comprendere. Grazie. Ora torniamo sull'argomento delle donne. Dio ha creato la donna per essere la compagna dell'uomo. La donna è diversa, ma uguale. Uguale? Noi le compriamo. Le nutriamo, le vestiamo, ce ne serviamo, le ripudiamo
E sarebbero uguali a noi? L'uomo che Dio ha creato nasce da un uomo e da una donna. Amr, tu devi rispettare in ogni donna il ventre che ti ha generato. Perché i vostri 300 dei sono così avari di parole e il loro Dio così eloquente? Dio ci ha parlato anche prima. Per bocca di Abramo, Noè, Mosè e per bocca di Gesù Cristo. Perché dovremmo stupirci se Dio ci parla un'altra volta per bocca di Maometto? Dove avete appreso questi nomi? Sono scritti nel Corano. Maometto era un orfanello che badava alle pecore. E Gesù Cristo faceva il falegname. Le parole di Cristo e le parole del vostro Maometto sono due raggi della stessa luce. Ti stanno ingannando. Loro negano Cristo. Voi adorate tre divinità, dicono. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Chi riconoscete in Cristo? Loro affermano che Dio non può avere figli, che Cristo non è figlio di Dio. Parlatemi di Cristo. Noi sappiamo di Cristo quello che il profeta ci ha insegnato. Che Dio ha mandato lo Spirito Santo nel ventre di una vergine chiamata Maria, che ha concepito Cristo, l'apostolo di Dio. L'apostolo lo chiamano, non il figlio, non il figlio! Il vostro miracolo, il Corano, cosa dice a proposito della nascita di Cristo? Posso dirti le parole esatte. Vieni più vicino a me. In nome di Dio, clemente e misericordioso. Il libro ricorda la storia di Maria, quando si appartò dalla sua famiglia in un luogo d'Oriente. Noi le inviammo il nostro spirito che le disse: sono il messaggero del tuo Dio per donarti un fanciullo purissimo. E Maria rispose: come potrò avere un figlio se nessun uomo mi ha mai toccata? Gabriele rispose: il tuo Signore ha detto, così sarà. Noi per certo faremo di lui un segno per gli uomini, un atto di clemenza nostra. Così è stato stabilito. Fra noi e voi non è più larga di questa riga. Non te li riconsegnare neanche se mi offrissi una montagna d'oro. Potrete vivere in Abissinia, in pace, per tutto il tempo che vorrete. La benedizione di Dio sia su di voi. Quando tornerete. È intollerabile. Maometto riesce a pregiudicare le nostre alleanze. E va bene. Noi lo cacceremo dalla nostra terra. Abu Talib continua a proteggerlo? E va bene. Butteremo fuori anche lo zio con il nipote. Sì, fuori, fuori. Con un colpo solo cacceremo via tutta la famiglia. Gli renderemo nemico il loro paese. Nessun mercante potrà commerciare con loro. Nessuna terra gli resterà. Nessun tetto li coprirà. Nessun fornaio darà loro pane. Nessuna donna li sposerà finché non ritratteranno. Finché non rinnegheranno la loro religione. Via, via.
duri della vita di Maometto. Per 3 anni Maometto e i suoi seguaci patirono la fame, la sete e la crudeltà del deserto. E poi venne l'anno del grande dolore. Khadija, che era stata la moglie di Maometto per 24 anni, morì. Poi morì Abu Talib, il vecchio zio che lo aveva sempre protetto. Fino all'ultimo Abu Talib cercò di riportare la pace fra Maometto e la Mecca. Vi aveva chiesto soltanto una cosa, una sola parola, un solo Dio. Se si fosse trattato di parole gliene avremmo date 10, non una. Ma la parola che vuole abbatterebbe i nostri dei. Voluto nemmeno ascoltarlo. Con la morte di Abu Talib non era rimasto più nessuno a proteggere Maometto. Per lui non c'era più sicurezza alla Mecca. Allora Maometto, solo col figlio adottivo Zaid, si recò alla città di Taif per chiedere di esservi accolti e la possibilità di predicare la religione. Ma i bambini di Taif li accolsero a sassate, ricacciandoli nel deserto. Fermatevi! Non sapete quello che fate! Basta! Ah! Basta, vi dico! Ma siete impazziti! Basta! Lasciatelo in pace! Lasciatelo in pace! Via! Via! Non toccate il profeta! Maometto definì quel giorno il più amaro della sua vita. Poi, miracolosamente, quando già sembrava che la missione di Maometto stesse per fallire, la situazione cambiò. Una delegazione di Medina, città ricca ma agitata da lotte interne, chiese di incontrarlo una notte alle rocce di Aqaba. Gli chiesero di unirsi a loro per riconciliare le tribù e sedare le continue contese. Maometto acconsentì purché si impegnassero ad adorare soltanto l'unico Dio. Aspettate! Con questo impegno ci metteremo contro il resto dell'Arabia. Perciò aspettate! L'impegno ci porterà alla guerra. Diventeremo nemici dei nostri fratelli, ai nostri dei legna d'ardere. Questo significa l'impegno che ci chiede. Se accetteremo, non potremo tornare più indietro, perché Maometto è veramente il messaggero di Dio, preannunciatoci dagli ebrei della nostra città. Se qualcuno non è d'accordo con il patto, vada via. Ma se non avete dubbi, fate quello che faccio io. Testimonio che non c'è altro Dio all'infuori di Dio e che Mohammed è il suo messaggero. Lui è dei nostri e noi siamo dei suoi. Che porti i suoi seguaci, i nostri fratelli, da noi, a Medina! Cambiò il mondo. Fu chiamato l'egira o l'emigrazione a Medina. Divisi in piccoli gruppi, 70 persone traversarono 250 miglia di deserto. Ancora oggi durano le conseguenze di quel viaggio,
E tanto fu profonda l'impressione che destò allora che i musulmani iniziarono da quel giorno a contare gli anni. Con quel viaggio, l'Islam pose le basi del suo futuro. Maometto rimase alla Mecca nonostante il grande pericolo, finché tutti i suoi seguaci non furono partiti sani e salvi. Maometto è diventato un popolo. Ha ottenuto una città, stipulato patti e trattati. E tu, Salum, che pretendi di essere il re di Medina, hai perso il tuo regno l'altra notte mentre dormivi. Dovresti pensare ai tuoi guai, Busofian. Ogni volta che vorrete inviare una carovana in Siria, dovrete passare davanti a Medina. Può tagliarvi la gola, tagliando la strada dei vostri traffici. E tu cosa hai intenzione di fare? Intendo aspettare. Aspettare? Fino a quando? Fino a che tu e il resto dell'Arabia non lo avrete cacciato, per salvare voi stessi. E intanto che aspetti? Mi convertirò alla sua fede, naturalmente. Lui crede che mi lascerò togliere i miei diritti? No, non lo farò. Medina vale bene una conversione. Che ipocrisia. Chiamalo piuttosto un compromesso. Re Salun, che strofina la faccia per terra 5 volte al giorno per pregare? Non lo crederò mai. Non sarà necessario. Potremmo fare ora quello che avremmo già dovuto fare. Uccidere Maometto. Venite, venite a vedere. Dicono che l'allenamento porta alla perfezione. Ecco, sono 7 giovani. Ognuno di diversa famiglia, anche mio figlio Ikrima è con loro. Lo colpiranno tutti, insieme. Sì, la responsabilità della sua morte sarà divisa. Chi ne potrà essere accusato? È una mia idea. Io non sono d'accordo. Non basta uccidere Maometto. Restano le sue parole. Ma questa è una soluzione veramente ingegnosa. E definitiva. Ali, suo cugino, era disposto a morire per lui. Con che abbiamo a che fare? Non può andare lontano. Tutte le piste sono sorvegliate. Deve attraversare il deserto. Offriremo un premio di 100 cammelli all'uomo che ci riporterà Maometto o la sua testa. Solo 3. Maometto, Abu Bakr e la guida beduina. E cos'è? Cammelli che non hanno pascolato. Hanno mangiato datteri. Vengono dalla città.
Perché vi trovate qui? Medina è a nord. La strada la scelgono loro, non io. Forse sono nomadi che vanno all'ovest. Conosco il mio mestiere. Dicono che sapresti rintracciare un uccello annusando l'aria. Andiamo con loro. Dovrebbero essersi rifugiati in quella caverna lassù. Maometto, se vieni fuori, ti riportiamo salvo alla Mecca. Maometto, vieni fuori. Non possono essere qua dentro, la tela è intatta. E quei piccioni non avrebbero fatto il nido. Abbiamo seguito la pista sbagliata. Andiamo allora. Siamo ancora in tempo a fermarli. Tela di ragno era tutto quello che aveva salvato Maometto dalla morte. Ma egli non era destinato ad essere ucciso. Il beduino guidò Maometto e Abu Bakr nella loro fuga, nel pieno deserto, nella spaventosa calura dei giorni di giugno. A Medina i seguaci li aspettavano, pronti a dar loro il benvenuto, ma in grande ansia per la loro sorte. Vedi niente? No, niente! Lui stesso l'ha detto d'essere solo un uomo. Nessuno può resistere a questo caldo. È vivo! È vivo! È vivo! È vivo! È vivo! Nasconditi, altrimenti sarei costretto a liberarti. Thank you.
venuto a Medina, la città santa, ed ora la tua città, messaggero di Dio. Vieni da me, messaggero di Dio. La mia casa è la migliore della città. Non mi negare questo onore. Vieni a casa mia! Silenzio! Silenzio! Come può il profeta scegliere uno di voi invece dell'altro? Là dove Dio guiderà il suo cammello, là il profeta avrà la sua casa. Tutti d'accordo? Lasceremo Casua il suo cammello libero. E dove Casua si fermerà, là sarà la casa del profeta. Molto abile. Una scelta fatta da un cammello non può offendere nessuno. Costruiremo qui la casa del profeta. E sarà il posto dove ci raccoglieremo per pregare tutti insieme. La prima moschea dell'Islam sorgerà qui. Dio è il più grande. Quanti ne hai?
manca qualcosa. Forse una campana per chiamare alla preghiera. I cristiani usano la campana. Uh-huh. Perché non un corno? Come gli ebrei. O un tamburo. Un tamburo è troppo guerresco. Perché non la voce umana? Come dice la profezia di Amrabele el Catab. Se il profeta è d'accordo. Pensa a te, Bilal. A me. Hai una voce forte. Usala. Arrampicati lassù. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فراتيلي Da oggi gli uomini di Medina abbracceranno quelli della Mecca. Divideremo tutto a metà. Stendete le mani. Abbracciatevi. E fratellate. Sono stufo di questa storia di abbracciare gli schiavi. Leggete! I profeti dovrebbero occuparsi solo dell'aldilà. Cosa fa mio figlio? Prega come un ossesso. Non ti scotta in mano? Se non lo facciamo a pezzi, distruggerà le nostre case. Sta dettando leggi come un re. Ha proclamato che si deve la fedeltà all'Islam invece che alla tribù e alla famiglia. Cosa? Tutti i musulmani sono fratelli. Non ne fa un mistero. Vuole cambiare l'ordinamento sociale prima di tutto. Questo è il pericolo. Uguaglianza. Ogni uomo è uguale a qualsiasi altro. Ma questo è pazzesco. Ebrei e cristiani hanno gli stessi diritti dei musulmani. Gli ebrei che si uniranno alla nostra comunità saranno protetti. Le donne hanno diritto di ereditare. Diritti? Fra un po' darà diritti anche ai cammelli. L'ha fatto il pazzo, l'ha fatto. Non si può più maltrattarli. Sta riformando la città. La mia città. Maledetto. Ci ha sottratto i nostri figli. Ci toglie il potere che abbiamo. Le sue leggi sono la nostra rovina. Ora basta. È giunto il momento di agire contro questa plebaglia. Requisiremo tutte le proprietà che hanno lasciato alla Mecca. I loro tappeti, le loro case, i loro ori. Ne faremo un carico da vendere a Damasco.
aspettate! Vi porto notizie dalla Mecca! Tutto quello che avete lasciato è stato preso da quei ladri! Il negozio di Abu Bakr, la casa del profeta, venduti! Il vasellame, le stoffe, tutto quello che avevate è stato venduto al mercato! Siete un popolo di pezzenti! E non combattete per difendere i vostri beni? Chi parla di combattere? Che altro sistema c'è, Hamza? Quando il profeta ci dirà di batterci, ci batteremo. Ora ci dice pace. Giusto. Voi siete un popolo pacifico. Chinate la testa e subite. Tornate a lavorare. Possiamo subire in silenzio. Tu sei il messaggero di Dio. Ci deridono, ci depredano, ci ingiuriano e noi non facciamo niente. Non siamo preparati a sostenere una guerra, ma loro sono guidati dall'avidità, mentre noi siamo guidati da Dio e da te. Ecco, io lo so che odi la guerra, ma dobbiamo combatterli. Hanno derubato delle nostre cose. Ce le portano a Damasco. O proprio sotto il nostro naso. Ma io dico per Dio, riprendiamocene. Mi dispiace, ho esagerato. Non posso mandarla giù. Ti prego. Battiamoci. Non è l'ora della preghiera. Vi dico, è arrivato il messaggio di Dio al profeta. Di combattere. Ma combattete sulla via di Dio, contro coloro che vi combattono. Scacciateli da dove hanno scacciato voi, perché la guerra civile è peggio della strage. Combatteteli, finché non ci sia più guerra civile e la religione sia quella di Dio. Se però essi desistono, allora non continuate la guerra. Dio non ama gli aggressori. Perciò combattete sulla via di Dio contro coloro che vi combattono. Dio è grande! 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 Thank you.
ricordate gli insegnamenti che il profeta ci ha dato. Non fate del male alle donne, ai bambini, alle persone anziane. Non fate del male agli storpi. Non fate del male agli uomini che lavorano nei campi. Non abbattete mai gli alberi. Colpite solo quelli che vi hanno scacciato, quelli che vi hanno derubato e che si sono arricchiti con i vostri beni. Ed ora, ai pozzi di Pedro! Notizie da Medina! Armatevi! Armatevi! Armatevi tutti! Difendiamo i nostri beni! Maometto è uscito da Medina per attaccare la grande carovana! Quanti uomini sono? 300. Hanno 2 cavalli. Noi porteremo 100 cavalli. Quanti cammelli? 70. Noi ne porteremo 170. Caricherò 20 dei miei cammelli di vino per bere alla vittoria. Questa è la guerra che mi piace. Una guerra che non possiamo perdere! Raggiungi subito la carovana di Busofian. Di loro di tornare indietro a Bedr. Riuniremo le nostre forze domani ai pozzi di Bedr. È troppo prezioso per poterlo rischiare. Spegnete i fuochi! Caricate i cammelli! Noi ci spostiamo verso est, lontano dai pozzi. Vi spostate? Non puoi. Tu devi andare a Bedr. Li intrappoleremo come topi. Questo è il piano. Se camminiamo tutta la notte, Maometto non riuscirà a raggiungerci. Non pensi al tuo onore, Busofian. L'onore? Il mio onore è sulla groppa dei miei cammelli. Me la fido, certo.
Maometto ha occupato i pozzi. Sembra proprio che voglia venirci incontro. È pazzo. Sofian ha levato il campo. Si sta dirigendo a est, lontano da Bedra. La carovana è in salvo. Quindi non serve combattere. Come sarebbe? La guerra provocherà spargimenti di sangue tra fratelli. Tra padri e figli, vuoi dire? Tuo figlio Udaifa è con loro. Hai paura di incontrarlo? La Mecca è più importante di tuo figlio. Malik, il tuo secondo figlio, è il tuo vero sangue. E io dico guerra. Pensiamo al presente. Al futuro ci penseremo dopo. Obta non è un codardo. Domani la faremo finita. Si combatte! Finito! Prendete posizione! Ogni uomo al suo posto! Ha riempito questi mondi. Perciò se vogliamo l'acqua dobbiamo combattere per conquistare i loro. Bene, combatteremo. Fratelli, difendiamo i nostri pozzi. Combattiamo nel nome di Dio e del suo profeta. Aspettiamoli qui.
Mandateci i vostri campioni! E voi chi siete? Noi combattiamo solo con i nostri pari. Tornate indietro. Mio fratello Shaiba, mio figlio Walid ed io stesso. Tu no. Ubaida, io e Ali. Consideri i tuoi pari? Dio è il solo Dio e Mohammed è il suo messaggero. Stanno raggruppando. Carica! Indietro! Arcieri!
Maya. Vi vede. Non dovete legare e trascinare i prigionieri. Ma loro ci avrebbero legato. Tagliate le corde. Tagliate le corde. Dategli dell'acqua. E dividete con loro il cibo. Razioni uguali. E se si muovono, muovetevi con loro. Ogni prigioniero che insegnerà a 10 musulmani a leggere sarà liberato. Perché ce l'hanno con me, Hein? Qualunque sia il motivo, giusto o sbagliato. Avrei dovuto unirmi a loro e farmi massacrare ai pozzi di Petra. Ma ho preferito salvare la carovana, è il nostro futuro. Perché insultano me? Perché mi buttano in faccia il nome di mio padre e mio fratello? Non c'è bisogno che mi si ricordi quello che è successo. Maometto! Ali! Hamza! Con le mie mani, Hamza, ti renderò sangue per sangue. Con le mie mani. Assassino. Tagliagole. Macellaio. Bestia selvaggia. Sei stato tu a massacrare mio padre. Hamza. Ti darò la caccia, cacciatore di leoni. A mia volta farò di te la mia selvaggina, la mia preda. E quando sarai morto, Hamza, ti tirerò fuori il cuore. E berrò il tuo sangue. Ti taglierò a pezzi, a pezzi. Finiscila di lamentarti. Non lo sopporto più. Faremo quello che avremmo dovuto. Chiameremo i nostri alleati. Armeremo un nuovo esercito contro di loro. Ma questa volta ci prepareremo in tempo. Ebbene. Hamza. Ayyana's-salah.
C'è la peste qui. In che razza di città siamo mai capitati? Potremmo riempirci le tasche senza nessuna fatica. I mercanti non pensano ai loro negozi. Dio protegge i negozi. Da dove vieni? Yemen. Ti sei fermato alla Mecca? È sulla strada. Rispondi alla mia domanda. Ti sei fermato alla Mecca? Il tempo di fare riposare i cammelli. È l'ultimo posto per farlo prima di affrontare il deserto. Sì. Che cosa accade alla Mecca? Ah, niente di buono per voi. Si stanno radunando. Tutti i giovani abili alla guerra raggiungono la Mecca. La nostra forza è qui. Non li sottovalutate. Stanno raccogliendo tutto il loro coraggio. Alla Mecca suonano il tamburo in ogni casa. È abile e crudele, guarda. Ti darò l'equivalente del tuo peso in oro e argento. Per un colpo come quello. Così sono venuti alla fine. Poco sapremo quanti sono. È un grosso esercito. 3.000 uomini e centinaia di cavalli. Li abbiamo battuti a Bedr. Ma era un anno fa. Questa volta sono venuti a vendicare Bedr. Affiliamo le nostre spade.
Mecca! Sangue chiama sangue! Vendicate i morti di Bedr! Quello è Hamza. Riesci a vederlo? Cerca di non sbagliare. Ubada, guarda quegli uomini a cavallo sulla duna. Sono schierati in maniera strana. Sono uomini di Khalid. Khalid? Ho già sentito parlare di lui. Anda! Sì. E il profeta chiede se hai visto quei cavalieri. Li ho visti e non mi piacciono. Manderà 50 arcieri per tenerli a bada. Qualunque cosa accada, non devono assolutamente perderli di vista. Zaid, di al profeta che noi siamo pronti. Che ne pensi, Hamza? Anche se sono più di noi, combatteremo alla pari. Loro vedono noi e noi vediamo loro. Quegli uomini non mi hanno mai fatto paura. Per la gloria di Ubal! Quando Maometto ci darà l'ordine, cominceremo ad avanzare. Facciamogliela pagare!
Andiamo a fare bottino! Io corro! Resta al tuo posto, non ti muovere! Tornate alle vostre posizioni! Tutti indietro! Siamo in rotta! Il nostro centro è in fuga, Khalid! Abbiamo perso la battaglia! Non ancora. Eravamo battuti. Dobbiamo la vittoria a te, Khalid. Non avremo vinto finché Maometto sarà vivo. È sulle montagne. Il nostro compito è finito. Abbiamo vendicato Bedr. Ma potremmo farla finita per sempre con l'Islam. Troppi dei suoi fanatici sono ancora vivi. E hanno il vantaggio delle montagne. Il rischio è eccessivo. Maometto! Ascolta! Questa è la risposta! La vittoria di oggi è la risposta alla sconfitta di Bedr. I nostri morti per i vostri morti! I nostri morti sono in paradiso! I vostri sono all'inferno! Hamza! Mi senti, Hamza? Lo sai che ti ho ucciso io? Io? Aid! Vuoi sapere...
Perché, Hamza? Perché hai ucciso mio fratello e mio padre? Adesso anche tu sei morto. E il mio cuore è felice. Mi hai sentito, Hamza? Felice? Ma non ho ancora finito con te. La morte è troppo poco. Washi, apri il petto. Avanti. Perso la battaglia e cosa hanno fatto? Sono tornati a casa a lavorare sempre più duramente. Sono pazzi. Sono d'accordo con te. Hanno perso la ragione. Sono contenti perfino di aver perso. Dicono che Dio gli ha mandato la disfatta per mettere alla prova la loro fede. Ah, già. Loro combattono per il cielo. Otterranno quello che vogliono. Vogliono la Mecca e avranno la Mecca. E quando il sole sorgerà a mezzanotte? Non li sottovalutare. Io ho imparato a mie spese. Amico mio, la Mecca è più della loro patria. È il luogo dove Dio parla agli uomini. È come una nostalgia spirituale per loro. Quest'anno vi andranno in pellegrinaggio. Cosa? Disarmati. Disarmati? Usofian li massacrerà nel deserto. Se tu credessi in Dio come loro, sapresti che niente avviene senza che Dio lo voglia. Ma sono d'accordo con te. Basterà che lo voglia Busofian. Siete provocazioni, è quello che vogliono. Restate fermi!
pace sia con te. Dice: chi ama Dio venga a fare giuramento di fedeltà sotto l'albero. Dire che è possibile un compromesso. Maometto, ti sono state comunicate le condizioni di una tregua tra voi di Medina e la Mecca. Siete disposti a trattare? In nome di Dio il misericordioso. Chi è questo nuovo Dio il misericordioso? Io non lo conosco. Cancellalo. Anche questo non posso accettarlo. Muhammad, il messaggero di Dio. Se avessimo creduto che sei il messaggero di Dio, non ti avremmo mosso guerra. Mettiamo Mohammed, figlio di Abdullah, si accorda con Suhail, figlio di Amr. Così è più realistico. Almeno così mi sembra. Bene, così va meglio. Allora, questo è l'accordo. Voi non continuerete il vostro pellegrinaggio. Dovrete andarvene di qui e tornare a casa. La Mecca è la nostra casa. Tuttavia, potrete fare il vostro pellegrinaggio l'anno prossimo, ma solo per 3 giorni, con le spade inguainate. Siamo d'accordo per una tregua di 10 anni, durante i quali non attaccherete nessuna tribù, né assalirete nessuna carovana, né alcuno dei nostri alleati, e viceversa. Se offenderete uno solo di noi, la tregua finirà. E viceversa. È tutto chiaro? Dieci anni. 10 anni di pace. Avevamo bisogno di questo tempo. Dove
dovremo usarlo bene. Queste lettere di Mohammed, il messaggero di Dio, ai sovrani del mondo per chiamarli all'Islam, per Eraclio, imperatore di Bisanzio, per Kisra, imperatore della Persia, per Mukaz, patriarca di Alessandria. Dio va con voi. Diverse nell'Islam. Un arabo non è superiore a uno straniero, come un uomo bianco non è superiore a un negro. Tutti sono uguali davanti a Dio. Se non volete per il vostro prossimo quello che volete per voi stessi, non siete credenti. Un uomo che va a dormire con la pancia piena, mentre il fratello è affamato, non è un musulmano. Imparare a leggere è importante quanto combattere per la fede. Un uomo che sa leggere è gradito agli occhi del Signore. Perciò imparate a leggere. E quando l'avrete imparato, insegnate. Gli altri popoli del libro, gli ebrei con la loro Bibbia, i cristiani con il loro testamento, devono essere rispettati da voi, perché i loro libri parimenti provengono da Dio. Non dovete credere che Maometto sia qualcosa più di un uomo. Stava raccogliendo della legna un giorno. Gli ho detto di lasciarlo fare a me. Perché? Gli ha detto. Perché tu sei il messaggero di Dio. Non puoi andare in giro a racimolare legna da ardere. Lui mi ha guardato, mormorando: Dio non ama l'uomo che si considera al di sopra degli altri. Perciò l'ho lasciato lavorare. All'improvviso si fermò. Si erse in tutta la sua statura e venne verso di me. Sì, io sono il messaggero di Dio, disse. Ma neppure io so quello che succederà di me. Di nuovo? No. Sono venuto per unirmi a voi. Testimonio che non c'è altro Dio all'infuori di Dio. E che Mohammed è il suo messaggero. Che Dio mi perdoni per aver combattuto contro di voi. La tua conversione cancella il tuo passato. Rinuncio volentieri al mio lusso. I miei gioielli, prendeteli tutti e dateli ai poveri. Posso offrirti la spada? Sì.
Anche se sei stato il più acerrimo nemico dell'Islam. E ora, per volontà di Dio, sarà la spada fiammeggiante di Dio. Tutto è facile per Dio. Proprio come ci fa vivere e morire, ci fa vincere e perdere. 2 anni fa pensavamo di essere perduti quando dovemmo firmare quella tregua. Guardiamoci adesso. Stiamo raccogliendo vittoria su vittoria nel cuore degli uomini. Che cos'è? Perché mi si insulta così? Io sono Busofian. Mi è dovuto del rispetto. Non siamo in guerra, c'è la tregua. Posso parlare con Maometto? Dov'è? È nella moschea. Abbiamo rotto la tregua. Sono venuto a riaffermare la pace. Parlo a nome della Mecca. Maometto, perché non vuoi ascoltarmi? Non andartene. Maometto, non andartene. Dei banditi hanno rotto la tregua, non noi! Non sappiamo chi sono. Vi ripeto che non sappiamo nemmeno chi sono. Barra! Barra, questa è la vostra città. Del mio sangue, intercedi per me. Devono ascoltarmi. Io rappresento la Mecca. Io sono il capo della Mecca. Perché mi si insulta così? Perché non hai mantenuto le promesse e non hai rispettato i patti. Oggi ho udito quello che non avrei mai creduto. Busofian che chiede pietà. Essere messo a tacere, battuto, ignorato da uno che un tempo faceva il pastore. La religione di questo pastore è stata una luce per gli uomini. Ne sono stato accecato. Non vedevo niente. Dì alla Mecca che l'idolatria è finita. Non ci si può opporre al vero Dio. Viaggia in fretta, perché ti staremo alle calcagna. Siete voi che avete rotto la tregua!
sera saremo più di 10.000. Ne vengono da tutte le tribù. Adesso che sei tornato, potremo agire. Sbarreremo le strade e ci difenderemo dalle case. Non ha senso. Sono migliaia e diventano ogni ora di più. Sei un codardo. Cain, vattene a casa. Sei un codardo. E tu saresti il capo della Mecca? Ma guardati, sei finito. Ti sei fatto rimandare indietro a calci. Mio padre e mio fratello sarebbero morti per vederti cedere in questo modo. Vacci tu a casa, tu! Non possiamo resistere. La Mecca è persa. No. No! No! Ci accamperemo qui per questa notte. Riesco a vedere la Mecca. Anche attraverso le montagne. Non si riesce a contarli. È così bello. Quando li abbiamo cacciati dalla Mecca, non sapevamo che portavano la Mecca con loro. Si sente il profumo del pane che cuoce. Sì. Vuol dire che non si daranno al saccheggio. O perlomeno lo spero. Non vogliono sangue sulle porte e sulle mura delle loro case. Potremo negoziare. Ci offri la città. Non mi offrite del pane? Ho capito. Potreste decidere di uccidermi. Possiamo più resisterti, Maometto. Così, se sei d'accordo. E tu osi venire a mettere condizioni. Non credi sia venuto il momento di riconoscere chi è Maometto? Il mio cuore è ancora pieno di dubbi. Se ti facessi tagliare la testa, non ne avresti più. Khalid, non si converte con la violenza. Qualcuno ha bisogno di anni, un altro ha bisogno solo di pochi minuti. È Dio che decide il momento. Quindi rispetta i suoi dubbi. Tu, schiavo negro, sei quello che parla meglio. Sono solo quello che Dio ha fatto di me. Sì. Se gli dei che adoravamo avessero qualche potere, ci avrebbero aiutato. Io dichiaro
senza essere costretto, che c'è un solo Dio e che tu sei il messaggero di Dio. Ora lasciami andare. Stanno venendo! Stanno venendo! Stanno venendo da tre parti! Deve essere abbattuta, niente saccheggi, niente ruberie, niente abusi. Chiunque dietro una porta chiusa è al sicuro. Chi è nella casa di Busofian è al sicuro. Chi è vicino alla cava è al sicuro. Almeno ha mantenuto la parola. Non hanno forzato le porte. Lui si impadronisce dei cuori, non delle città. È la vittoria definitiva. Ho paura a uscire in strada. Dobbiamo farci vedere Hind. Eravamo così in errore. Come vivevamo, sì. Eravamo in errore. Siamo stati preda dei nostri difetti.
I nostri dei erano falsi. Adesso guardalo là, mentre fa la sua entrata nella cava. Di Dio, clemente e misericordioso. Dio ha dato questa casa ad Abramo per farne un luogo sacro. Non avrete altro Dio all'infuori di Dio e purificherete la sua casa. L'idolatria è finita per sempre! أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Questa è la vittoria. Maometto non si prese nessuna rivincita e non permise che nessuno se ne prendesse. La Mecca fu dichiarata luogo sacro. Nessuno vi può versare sangue umano, tagliare alberi o uccidere qualsiasi forma di vita. Ben presto tutta l'Arabia si convertì non solo alla nuova religione, ma anche alle leggi, agli usi e costumi contenuti nell'Islam. Maometto aveva vissuto abbastanza per vedere la sua opera finita e ora cominciava a sentirsi vicino alla morte. Compì allora l'ultimo atto della sua missione: apporre il sigillo alla profezia. Chiamò la sua gente,
diede loro l'ultimo messaggio di Dio. Uomini, ascoltate le mie parole, perché la mia vita è finita. Nutrite e vestite i deboli come fate per voi. Quando sarete al cospetto di Dio, Lui vi chiederà conto delle vostre azioni. Ascoltate e informate gli assenti. Voi tutti discendete da Adamo. Il più degno fra voi è colui che più teme Dio. Ascoltate le mie parole e meditatele. Abolite tutti i vostri privilegi. Sappiate che ogni musulmano è il fratello di ogni altro musulmano, che tutti i musulmani sono fratelli. Tra i musulmani non ci sono razze né tribù. Nessuno deve prendere ciò che appartiene al fratello, se non quello che gli viene dato liberamente. Non opprimete e non siate oppressi. Mio popolo, io sono solo un uomo. E presto l'angelo della morte verrà a prendervi. Ma io vi lascio un libro rivelato da Dio, il Corano, che è luce e guida. Poi egli ripeté al popolo l'ultima rivelazione del Corano, il sigillo. Non le parole di Maometto, ma la parola di Dio. Oggi ho reso perfetta per voi la vostra religione e ho compiuto su voi i miei favori e mi è piaciuto dare a voi per religione l'Islam. L'8 giugno dell'anno 632, a 63 anni, Maometto morì. Molti dei suoi seguaci non riuscivano a crederci. Come può un uomo così morire? Allora Abu Bakr, l'amico del profeta, parlò nella moschea. Se qualcuno di voi crede in Muhammad, allora sappia che Muhammad è morto. Ma se credete in Dio, allora sappiate che Dio c'è e non potrà mai morire. Maometto fu seppellito a Medina, nella sua moschea. Ma la sua religione era ormai penetrata nel cuore degli uomini. Essa si rafforzò e divenne sempre più grande. Finché alla Mecca venne tutta l'umanità. Tutto il popolo musulmano, vestito dell'abito bianco del pellegrinaggio, tutti uguali davanti a Dio, tutti uniti nella preghiera, tutte le anime unite nella comunione della fede in un solo Dio. على الفلاح